lode e ringraziamento siano al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui ad adorare. E ogni volta abbiamo lo stesso desiderio di avere un incontro con Dio, di parlare con Lui, di sperimentarlo di nuovo. Di essere fortificati nella nostra fede. Se mai abbiamo avuto bisogno di fortificarci l'un l'altro nella nostra fede, di incoraggiarci e confortarci l'un l'altro, allora è il tempo in cui stiamo vivendo. E mentre stavo lì, e mi ero già seduto lì prima, mi è venuto in mente il pensiero che il nostro Signore ha detto, il Figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra quando verrà. E notate che non dice il Figlio di Davide o il Figlio di Dio, ma il Figlio dell'uomo troverà la fede. Ogni volta che la parola figlio dell'uomo è scritta in riferimento al nostro Signore, ha a che fare con l'adempimento della profezia. Quando si parla di redenzione, Egli è il figlio di Dio. Quando si tratta del regno millenario, Egli è il figlio di Davide. Se si tratta di guarigione, egli è un guaritore. Ogni volta nel contesto specifico e nel giusto collegamento. Sapete, una donna pagana venne dal Signore e disse Gesù figlio di Davide. Ed egli la lasciò lì senza rispondere affatto. Poi disse qualcosa in merito ai cani. E lei disse, ma anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. La donna era una pagana. Non aveva il diritto di chiamarlo figlio di Davide. E questo lo abbiamo sentito chiaramente nel sermone del fratello Branham. Ci sono tanti pensieri preziosi e profondi che Dio ci ha dato per grazia nella sua parola e che ci ha rivelato attraverso il suo spirito. Vogliamo riconoscere il nostro Signore come figlio di Dio e la potenza della sua risurrezione che rende manifesta l'intera redenzione nella nostra vita. Vogliamo riconoscerlo e crederlo come figlio dell'uomo in ciò che profeticamente sta accadendo adesso. Molti credono in Gesù Cristo come figlio di Dio, credono nel perdono dei peccati, ma non credono che Egli sia il figlio dell'uomo. E possiamo vedere questo collegamento più volte nel profeta Ezechiele, dove Dio dice, figlio dell'uomo, profetizza a questo popolo. La parola figlio dell'uomo è usata per il ministero profetico. E Dio ha disposto in questo modo. Quando è stato letto qui della legge del Signore, coloro che camminano nella legge del Signore, se Dio vuole, ne parlerò e forse anche scriverò, perché la maggior parte dei credenti è distaccata dalla parola dell'Antico Testamento e non sanno che la legge ha fissato i confini per tutti noi e che non possiamo mettere da parte nulla, ma che Dio ci giudicherà secondo la sua legge. Ma non ci sarà altra base di giudizio che la legge di Dio, che lui ha decretato per i secoli dei secoli. Nessuno sperimenterà che Dio giudicherà a caso. La base del giudizio sarà la legge di Dio. Non ci saranno altri giudizi nell'eternità. Ma mi è venuto in mente, l'ho già detto prima ai fratelli, che nella seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, sta scritto che l'empio sarà manifestato. E una volta compreso questo, l'empio colui che si è distaccato dalla legge e che pensa di essere Dio e di poter determinare e decidere tutto da sé. Come una persona che senza Dio è distaccata da Dio, così una persona che senza legge è distaccata dalla legge e non pensate che questa sia una predicazione da antico testamento chi non ha ancora capito che il più grande trucco di satana è stato quello di togliere al popolo di dio il fondamento dell'antico testamento E chi non ha capito che l'Antico Testamento è il fondamento del Nuovo Testamento, non ha né l'uno né l'altro. E sapete, nel sermone in questione, per molti il fratello Brana, ha utilizzato solo passi biblici dell'Antico Testamento, per così dire. E poi arriva l'obiezione. Sì, lui ha letto dall'Antico Testamento. Oggi vi chiedo, da cosa ha letto il Signore Gesù? Da cosa leggeva Paolo? Da cosa ha letto Pietro? Cosa hanno letto tutti loro? Cosa leggeva Policarpo? Cosa leggevano Ireneo e tutti gli uomini del primo e del secondo secolo? Le epistole del Nuovo Testamento erano epistole indirizzate alle chiese locali che venivano trasmesse di chiesa in chiesa. Ma quando Paolo si recava nella sinagoga di sabato, la lettura era quella della legge. E su questo si basava per predicare la parola di Dio e il Vangelo di Gesù Cristo al popolo. Chi non comprende questo sta costruendo nel vuoto. Non ha capito di cosa si tratta. E penso che mi guardiate con troppa incredulità e pensiate che vi stia portando qualcosa di nuovo. È molto antico. Sarebbe bello se diventasse nuovo per noi. Qui nell'ultima pagina degli Atti degli Apostoli c'è scritta una parola. Che certamente non può e non deve essere trascurata. Atti degli Apostoli, capitolo 28. Qui si legge nel versetto 23, e avendogli fissato un giorno. Vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Paolo non predicava in base al voglio dire, penso, ma predicava la parola di Dio. E la parola di Dio è la sacra scrittura. Quindi possiamo sapere una volta per tutte che questi uomini di Dio erano guidati dallo Spirito di Dio. Il trucco del nemico è stato proprio quello di allontanare le persone dalla parola di Dio, che possiamo chiamare legge. Vi leggerò una parola e vedrete che non significa la legge di Mosè, eppure viene utilizzata la parola legge. Prima Epistola ai Corinzi capitolo 14, non so nemmeno come ci sia venuta in mente questa parola. Prima Epistola ai Corinzi capitolo 14 dal versetto 20. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini quanto a malizia. Ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere. E neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E sapete dove si trova questo passo? Non è in Esodo né in Levitico, ma nel profeta Isaia, nel capitolo 28. Dobbiamo comprendere bene e a fondo che tutto ciò che è stato insegnato nel Nuovo Testamento è stato fondato sul solido terreno dell'Antico Testamento. Anche nella lettera agli ebrei Paolo scrive, così crediamo, lui ha certamente scritto le lettere agli ebrei. E dice qui, nel capitolo 8 di Ebrei, Ebrei capitolo 8, Qui dice dal versetto 10, questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori. E sarò il loro Dio. Ed essi saranno il mio popolo. Che cosa ha voluto scrivere Dio nel nostro cuore? Un'interpretazione di una parabola? Qualche interpretazione che una persona porta? Lui voleva scrivere la sua legge le sue linee guida, i confini che ha stabilito per l'umanità nei nostri cuori, affinché potessimo vivere la nostra vita qui sulla terra con Dio, entro questi confini divini che sono stati stabiliti per noi. Io metterò le mie leggi nelle loro menti. Le scriverò sui loro cuori. Sì, Cristo è stato il compimento della legge. È stato il primo a soddisfare i requisiti dell'intera legge senza una sola trasgressione. Era l'unico che poteva prendere su di sé le nostre trasgressioni, perché lui non ne aveva nessuna. Questo ci ha aperto la strada affinché attraverso la sua grazia la parola di Dio si compia anche attraverso di noi. Tuttavia oggi abbiamo la riunione di preghiera. Ma un giorno deve essere detto chiaramente, anzi molto chiaramente, perché gli uomini non si rendono conto di essere distaccati dalla parola di Dio. E questo non deve accadere. Dobbiamo rimanere saldamente ancorati alla parola di Dio. E la parola di Dio... Non inizia certo con Matteo capitolo 1, inizia con Genesi capitolo 1 e termina con l'ultimo versetto di Apocalisse capitolo 22. Tutto è parola di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento riuniti insieme. Qui le promesse, qui l'adempimento. Qui la legge, qui la grazia di rispettare la legge e di essere in grado di adempiere a ciò che Dio ha promesso e richiede. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Se esaminiamo la cosa, che si tratti di Davide, o di altri che scrissero i Salmi, allora ci rendiamo conto con quale desiderio accorato hanno espresso di essere graditi a Dio. Inoltre, qui si legge nel versetto 17, subito dopo il versetto 16 che è stato letto. O leggiamo anche il versetto 16. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. E ora viene. Apri i miei occhi. E contemplerò le meraviglie della tua legge. Questo è il nostro desiderio e la nostra preghiera. Non la legalità, tu dovresti, tu devi, non è affatto così. Io metterò le mie leggi nelle loro menti. Le scriverò sui loro cuori. Nell'Antico Testamento erano scritte su tavole o rotoli. Nel Nuovo Testamento, il vostro e il mio cuore devono essere il terreno su cui scrivere tutte queste cose che Dio ha scritto. Chi di noi ha il coraggio di pregare così? Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Cari, la conoscenza del peccato avviene attraverso la legge. Non c'è altro modo. L'uomo non può sapere. Cos'è il peccato se non è convinto dallo Spirito di Dio attraverso la legge di Dio? Così come abbiamo leggi terrene, c'è il divieto di sorpasso e c'è il limite di velocità, ci sono varie leggi e tutte hanno qualcosa da dirci. E chi le infrange deve aspettarsi di essere punito, perché la legge è lì per essere osservata e rispettata. Così è per le cose di Dio. E poi le sacre scritture dicono che tutta la legge e i profeti sono riassunti in questa somma. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso. E quando facciamo questo, adempiamo ogni comandamento e ogni legge senza farne un comandamento e una legge per noi stessi. Perché allora è la grazia e la potenza di Dio nella nostra vita. Non è tu dovresti, tu devi e non devi, ma è l'opera di Dio nella tua e nella mia vita. Se amiamo Dio con tutto il cuore, e il nostro prossimo come noi stessi, questo è il compimento di tutta la legge e di tutti i profeti. Allora la cosa si fa di nuovo semplice per noi. Che Dio ci conceda la grazia di seguirlo e di amarlo al di sopra di ogni cosa e di amarci gli uni gli altri, ognuno di noi il nostro prossimo come se stesso. E allora Dio raggiungerà sicuramente la meta con noi e troverà ancora un piccolo gregge sulla terra che può credere, che crederà e che persevererà fino alla fine. E soltanto coloro che persevereranno fino alla fine saranno coronati. Che Dio ci dia anche la grazia di pregare. Sapete che non possiamo dare istruzioni per la preghiera. Ma c'è una cosa che chiediamo sempre di nuovo. Facciamo una distinzione in questo luogo tra la preghiera qui e la preghiera nella cameretta. Ma se lo Spirito di Dio comincia a operare in modo che altri siano contagiati dal fuoco di Dio, allora non ci sono limiti. Ma se ci limitiamo a servire Dio in generale, cerchiamo di essere brevi e dolci. Più è breve, meglio è. Più persone possono pregare. D'altra parte, se ci lasciamo disturbare e trattenere dalla preghiera di qualcun altro, allora... Dobbiamo cercare ed eliminare il cortocircuito in noi stessi. Anche in questo dobbiamo avere un equilibrio. Così come è giusto pregare in modo molto breve e conciso la cosa che Dio ha appena posto sul vostro cuore, è la cosa giusta da fare. Ma se qualcuno prega un po' più a lungo, anche se non è saggio, e noi ci soffermiamo su ciò, allora il disturbo è in realtà in noi e roviniamo il nostro collegamento con Dio. E forse ce ne andiamo senza essere benedetti. Dunque. Prestiamo tutti attenzione a chi prega e a chi si unisce alla preghiera, in modo che nessuno disturbi l'altro e nessuno si lasci disturbare. E tutti cercino e trovino il loro collegamento con Dio. E se qui stiamo già pregando ad alta voce, che chi prega ad alta voce preghi così forte e chiaro e che tutti preghiamo insieme da poter dire amen. Ma in fondo non è tanto importante se ascoltiamo quello che qualcuno sta pregando, quanto che alziamo insieme la voce e cerchiamo il volto di Dio. L'importante è che Dio ascolti, che ci Ascolti e che risponda sia lodato il suo nome. Amen. Padre celeste, con il cuore profondamente inchinato ti ringrazio per la tua parola. Per tutti i tuoi profeti che hai avuto attraverso i quali hai parlato e operato. Mio Dio, la parola era già nel principio. La stessa parola è alla fine e sarà per sempre. Signore, non con molte parole. Ma con un cuore grato veniamo davanti al tuo volto per ringraziarti che tu ci parli ora come hai parlato allora ai tuoi discepoli. Tu hai iniziato con Mosè, con i profeti. E con i Salmi. E hai detto? Non doveva forse compiersi tutto ciò che è scritto? Signore, ti ringrazio che tu parli in questo tempo come allora, che hai veri discepoli che ascoltano la tua vera parola. E il cui cuore arde quando tu parli loro, adorazione e onore siano al tuo santo nome, benedici: tutti, specialmente il fratello Terrai, e tutti i suoi parenti. Benedicili, o oh Signore, e confortali nelle ore e nei giorni di afflizione. Guarisci i malati e risollevali, rimettili in sesto e rivelati come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, tu hai parlato. Chi non ascolterà, alleluia. Lode e ringraziamento siano a te di eternità in eternità. Amen.